Buonasera a Gian Cristiano Desiderio, è giornalista, scrittore, è uno storico in particolare di Benedetto Croce, ha dedicato vari libri al filosofo e ne sta uscendo proprio uno tra poco, ho visto. Noi siamo qui per questo libro dal titolo provocatorio, Teoria generale delle stronzate, il sottotitolo ha una mira precisa, Come si distrugge una nazione, è edito da Castelvecchi e avrà tra pochi giorni un anno, è uscito nel giugno del 2021. E partiamo proprio con una prima domanda intorno al titolo. Lei ha, diciamo, sdoganato il dibattito civile su questa parola tabù a livello del dibattito civile, usatissima peraltro altrove, ovvero stronzate, cioè teoria generale delle stronzate. E perché usare così tanto? Non è semplicemente, come dire, per captare le vendite e quindi e lo argomenta anche dentro, ma lascio a lei di cominciare questa partita, prego. Sì, grazie. Buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Beh, lei dice che il titolo è provocatorio. Sì, probabilmente è anche provocatorio. In realtà la parola a cui si fa riferimento, che evidentemente non è né teorie né generale, ma stronzate, viene usata in senso tecnico. Se il titolo fosse stato, ad esempio, teoria generale delle stupidità, non avrebbe avuto lo stesso effetto e nemmeno lo stesso significato. Perché se noi diciamo stupidità e ci riferiamo a qualche cosa appunto di stupido, no? La qualifichiamo subito appunto come qualche cosa di stupido. Invece con il termine stronzate si fa riferimento a qualcosa che ha la pretesa di essere qualche cosa di vero, qualche cosa di reale, qualche cosa di consistente, e in realtà invece non lo è. Noi siamo immersi quotidianamente in un mare di stronzate. Mi perdoni No, l'espressione, ma ci siamo immersi totalmente. È questa la caratteristica del nostro tempo, che è quella in cui gli uomini possono ricorrere a dei mezzi di comunicazione che sono enormemente più potenti rispetto a quelli del passato. Noi due stasera, ad esempio, stiamo facendo la stessa cosa, cioè stiamo utilizzando un mezzo per comunicare, stando tranquillamente nelle nostre abitazioni. È quello che fanno praticamente tutti quanti nel nostro tempo. Ma l'aumento della possibilità di comunicare non è però la stessa cosa rispetto alla capacità, alla facoltà, non dico di dire la verità, che è una cosa, insomma, troppo grande, magari nemmeno alla mia portata, ma semplicemente a far riferimento a fatti, cose reali, giudizi di buonsenso. E quindi ne nasce effettivamente un problema, che non è soltanto quello della manipolazione di qualcosa, no? Nel tempo che stiamo vivendo sappiamo che c'è il conflitto tra Russia e Ucraina, e la manipolazione è una delle espressioni proprio della guerra. Ma non è soltanto la manipolazione. Noi ci troviamo in un tempo in cui
I fatti reali vengono sostituiti da fatti finti, finti. E credere alle finzioni è particolarmente pericoloso. Ecco, una questione. E per un verso mi richiama, diciamo, quello che adesso usiamo con un termine americano-inglese, le fake news, cioè riguarda anche quello. Ma soprattutto che c'è, e me lo ritrovo perfino in una canzonetta, c'è proprio un rovesciamento, non tanto dei valori, ma proprio un rovesciamento, del falso nel vero come tentativo. Ma gliela cito la canzonetta che mi è venuta in mente, e rimanendo per ironia ai margini, no, di saperi alti, c'è questa canzonetta di Mina, che non so se, chi l'abbia scritto poi il testo, no? In cui c'è chi trova dolce l'amertume della cacca, no? Continua a chiedersi: ma che cos'è? Ma che cos'è questa cosina qua? Ecco, c'è proprio questo rovesciamento. Perché? E gliela pongo già come la questione principale rispetto a quello che elabora nel libro, perché c'è la questione appunto di come si distrugge una nazione, no? Cioè, mi pare proprio che quella più importante di cui narra è come stronzate, che prende in considerazione, che la liberazione data dal comunismo, marxismo, dal comunismo, è un'oppressione. E quindi è un rovesciamento estremo, è il vero opposto del falso. Poi gli attori della storia cercano di rovesciarsela l'un l'altro, ma si tratta di questo, cioè dovrebbe essere la libertà in quel discorso, e invece finora ha realizzato soppressioni. Certo, le ideologie che si sono affermate nel Novecento, che poi in realtà è soprattutto una ideologia, cioè l'ideologia per eccellenza, cioè quella del comunismo, in effetti, quando è utilizzata in malafede, effettivamente è questo, è una sostituzione del falso. È una sostituzione della verità con il falso. Tuttavia, nel mio libretto Teoria generale delle stronzate si prende in considerazione il vero, il falso e il finto. Tutto sommato, il vero e il falso giocano la stessa partita, perché per poter dire la verità bisogna evitare l'errore, bisogna cioè in qualche modo smascherare ciò che è falso. Invece il terzo elemento, quello della finzione, è diverso dal falso, perché il finto è qualcosa che non mira a sostituire la verità o a manipolare la verità, ma mira proprio al rimpiazzare la verità, cioè si costruisce un mondo che è totalmente finto. La costruzione di un mondo totalmente finto è pericolosa, è estremamente pericolosa, perché coloro che credono in buona fede o in malafede nelle finzioni, credono in un mondo inesistente, cioè si affidano ad un mondo che in realtà poi in realtà non esiste, non c'è. È un po' come avere un'automobile e ritenere di avere a propria disposizione dei freni che in realtà poi nel momento in cui c'è necessità di frenare non ci sono. Questo quindi è estremamente pericoloso. Però perché il mio libro si chiama Teoria generale delle stronzate? Perché all'inizio degli anni 2000, nel 2004, in America uscì un librettino che si chiamava semplicemente così, Stronzate, scritto da un filosofo, da un professore
dell'Accademia Americana, un libro molto serio. Però dal 2004 ad oggi, insomma, sono passati un po' di anni, sono passati circa 15 anni e la situazione non è migliorata, la situazione è peggiorata. Allora diciamo che io ho avvertito il bisogno di fare un passo avanti e quindi di elaborare una vera e propria teoria generale delle stronzate, cioè mettere in luce, mettere in rilievo che non è un tema, come dire, da pamphlet, da divertissement, un tema tanto così per distrarsi, per fare delle belle conversazioni da salotto, ma è un tema invece che riguarda addirittura il governo delle nostre vite, perché la formazione della stessa classe dirigente, questo soprattutto nel nostro paese, nell'Italia, la formazione della classe dirigente, purtroppo in Italia ha subito una vera e propria regressione, una vera e propria degenerazione. Nel libro io cito le famose cinque leggi sulla stupidità umana che vennero elaborate e codificate dallo storico Carlo Maria Cipolla. Probabilmente chi ci ascolta le avrà lette da qualche parte perché sono cinque leggi celeberrime. Ad esempio, forse la terza legge, che è quella probabilmente più nota, no? Quella che dice che uno stupido, le azioni compiute da uno stupido danneggiano gli altri senza creare nemmeno un vantaggio per lo stupido che le mette che le mette in atto. Quindi lo stupido è qualcosa di estremamente pericoloso perché sfugge a qualsiasi legge, a qualsiasi norma della razionalità e quindi diventa assolutamente imprevedibile. Il cretino, lo stupido, è addirittura più pericoloso di un delinquente, no? Di un delinquente, proprio perché è imprevedibile. Io mi sono permesso di aggiungere alle cinque leggi fondamentali sulla stupidità umana codificate da Carlo Maria Cipolla ad una sesta legge, perché in queste cinque leggi Carlo Maria Cipolla che cosa fa nella sostanza? Dice: ma noi non dobbiamo mai sottovalutare la presenza in ogni nucleo umano della stupidità. La stupidità è presente ovunque, è presente nelle persone colte, quanto è presente negli ignoranti, è presente tra i ricchi, quanto è presente tra i poveri, cioè la stupidità è assolutamente democratica. Solo che Carlo Maria Cipolla riteneva che in questi ambiti appunto, della vita umana, la stupidità fosse stabile, cioè è presente, ma è stabile. E quindi i non stupidi, gli intelligenti, chiamiamoli così, hanno la possibilità di controllare la stupidità, di tenere a bada la stupidità. Ecco, la sesta legge della stupidità umana che io ho aggiunto dice invece che quando i non stupidi non sono più in grado di distinguere il vero, il falso e il finto, allora la stupidità umana non ha più nessun limite e aumenta in maniera esponenziale fino ad entrare nelle classi dirigenti, a impossessarsi delle classi dirigenti e arrivare addirittura al governo di una nazione e portarla alla sua autodistruzione. Se non siamo giunti a questo punto in Italia, beh, ci siamo arrivati molto, ma molto vicino, eh.
Sì, può accennare, come dire, alla lettura che fa, precisamente, prendendo a testo, oltre che pretesto, la lezione, di Benedetto Croce per lei. Cioè, lei fa nel libro un'analisi molto precisa di questa contesa tra il liberismo e il postcomunismo, non so come chiamarlo, diventa persino cosmismo in Russia in questo momento. Cioè, com'è che è così valida questa lettura oggi per lei, quella di Croce? Negli ambiti degli studi filosofici, da decenni si rivolgono altrove. Io nella mia formazione sono stato sfiorato solamente dalla questione dell'estetica di Croce e già era un vezzo citarlo, cioè, nell'ambito psicanalitico, vi dico. Sì, Lei invece, come dire, è la materia viva Croce, quindi. Beh, il libro non riguarda la filosofia di Croce, anche se siccome questa è la mia, come dire, la mia formazione, inevitabilmente rientra anche quello che è lo storicismo crociano. In realtà noi non dobbiamo confondere la filosofia, che è capacità di giudizio e quindi facoltà di distinguere, che è una facoltà che non appartiene al filosofo, ma appartiene a tutti quanti gli uomini, agli uomini in quanto tali. Ecco, non dobbiamo distinguere la filosofia con i professori di filosofia. Non dobbiamo confondere la filosofia con l'accademia. Se teniamo ferma questa distinzione, allora possiamo capire che c'è una tradizione filosofica italiana che va ben al di là delle scuole e degli istituti. E quindi va al di là delle accademie e va al di là di quelle che una volta erano le scuole di partito, che in Italia hanno coinciso anche con l'egemonia del pensiero marxista in Italia. Una volta che queste, come li chiamava Gramsci, casematte sono crollate, e forse la tradizione filosofica italiana, la tradizione critica della filosofia italiana, insomma, ha riacquistato quello che era il suo valore. Ma nel libro si fa riferimento al marxismo, all'ideologia comunista, che ha riguardato sicuramente il Novecento, e quindi un passato che noi riteniamo di avere dietro le nostre spalle. Tuttavia, però, la illusione del comunismo è qualcosa che risorge sempre nell'ambito della storia umana. Prende altre forme. Prende altre strade, altri bisogni, ma si ripropone sempre. E ogni volta che l'uomo ritiene di creare dei sistemi perfetti, dei sistemi in cui si possa eliminare quella che è l'esperienza principale dell'uomo, ossia la necessità del lavoro, di lavorare, illusione della creazione di una società perfetta emerge, riemerge sempre. Noi ci troviamo nel nostro paese ad affrontare tutta una serie di illusioni che iniziano
ad affermarsi nella nostra società da subito anche nelle nuove generazioni, perché passano all'interno del nostro sistema scolastico, del nostro sistema scolastico. Cioè, quelle che io chiamo stronzate e quelle che Carlo Maria Cipolla chiamava stupidità, hanno una loro crescita, una loro formazione. Cioè, Carlo Maria Cipolla riteneva c'è un tot di stupidità all'interno di ogni società e rimane sempre stabile. Noi abbiamo fatto un passo avanti e siamo passati in un tempo in cui la stupidità viene addirittura prodotta, viene prodotta. Questa è la cosa drammatica. Questa è la cosa drammatica che si mette in luce in questo mio libretto, perché ricordiamolo a chi ci ascolta, perché si tratta di un librettino, sono poche pagine, quindi non rubo nemmeno molto tempo alla lettura, qualora qualcuno volesse leggerlo il testo. Si legge in poco tempo, però mi permetto di consigliarlo, forse è una lettura utile, tenendo presente che tutti siamo esposti alla stupidità, tutti siamo esposti alla stronzata, eh? Tutti. L'importante è conservare un elemento di critica. Noi viviamo, siamo immersi all'interno di un mondo in cui critichiamo continuamente gli altri, ma questo esercizio di critica lo dobbiamo preservare e lo dobbiamo utilizzare anche nei nostri confronti. Ecco, il valore della critica è questo qua, la critica dell'altro, ma anche la autocritica, la critica nostra. La stupidità è sempre in agguato. Sì, ha fatto pensare prima a una definizione apparentemente roboante di qualcuno che fu considerato un grandissimo filosofo neomarxista. Parlo di Louis Althusser. Forse non si sono mai accorti di questa frase. E qualcuno gli chiese che cos'è il comunismo. E lui disse che il comunismo è dove è sempre domenica. Sembra una gran cosa. Evidentemente non ha letto Collodi, però, Althusser, perché altrimenti avrebbe saputo che il lucignolo, che voleva non tanto la domenica, ma perché il giorno di riposo scolastico all'epoca mi pare fosse il mercoledì, lui voleva la settimana di tutti mercoledì. Sappiamo, è notissimo come finisce, che lui lavora 24 ore su 24 fino a che muore, al posto dell'asino, a girare la macina. Siamo proprio colpibili in fretta quando facciamo queste enunciazioni che sono. Questo era un grande filosofo, considerato un grande filosofo. Io oggi mi interrogo su alcune di queste formulazioni che vanno anche in altri domini. Allora, le pongo una questione a lato, diciamo. Nel suo libretto qui, che ha questa densità che emerge dall'intervista e anche per quello che l'ho letto, diciamo, non sono stato affascinato dal titolo, ma all'inizio semmai ho dovuto superarlo un attimo per vedere qual era la proposta di scrittura, e non è venuto per quella provocazione lì la mia lettura. Ecco, lei, per esempio, fa qualche leggerissima annotazione dalla quale si intende che ha una lettura, diciamo, tra virgolette, perché se la dico troppo, positiva di Heidegger. Non ha nessuna sensazione che possa aver fatto qualche malandrinata di quelle. Non ce l'ha lei questa sensazione, no? Sì,
Sì, può darsi che ci sia anche questo, non lo so, insomma. Ma Heidegger, non so chi lo diceva, se non mi sbaglio lo diceva Umberto Eco, no? Che i filosofi bisogna digerirli, eh? Cioè non bisogna soltanto studiarli e capirli, ma bisogna anche digerirli. Sono d'accordo. Il che significa, se intuisco quello che voleva dire Umberto Eco, che poi a un certo punto bisogna anche liberarsene, no? Bisogna anche liberarsene. Io credo che Heidegger abbia qualche cosa che ci può ancora essere utile. Certo, tutti quelli che sono gli atteggiamenti, non tanto di Heidegger quanto di quelli che un ottimo professore di filosofia dell'università del mio tempo, cioè Fulvio Tessitore, chiamava gli heideggeriani di provincia, cioè una certa propensione a fare i sacerdoti dell'essere. Ecco, tutte queste cose non ci interessano, però le distinzioni di Heidegger tra l'essere, tra la scienza e il pensiero, sono, secondo me, utili. Sono utili, possono anche, incuriosire, possono essere un modo per, avvicinarsi alla filosofia. Però, insomma, rimane l'aspetto principale, se vogliamo soffermarci su quello che è la filosofia, cioè che alla fine il filosofo, come diceva Croce, deve esercitare un mestiere, deve fare qualcosa. E allora si capisce perché lui sposi la filosofia con la storia, con la storia. E quindi la filosofia diventa che cosa? Un sistema di giudizi. La capacità di giudicare, cioè ciò che l'uomo fa, le opere dell'uomo. E quindi le opere, ad esempio, estetiche, la letteratura, l'arte, ma poi anche le opere politiche e quindi gli istituti, i governi. E naturalmente l'opera principale, cioè la capacità del giudizio storico. Invece, Heidegger, invece, preso a grandi dosi, ci conduce verso appunto il sacerdozio dell'essere, che è stato esercitato in Italia fino a qualche tempo fa anche da un filosofo che non era heideggeriano, ma che ha dedicato tutta quanta la sua vita appunto al culto dell'essere, cioè mi riferisco a Emanuele Severino. Secondo me è giusto riportare la filosofia alla capacità di giudizio e quindi la capacità di giudicare le opere dell'uomo che sono frutto di lavoro, e quindi giudicare il vero, il falso, il finto. Se perdiamo questa nostra facoltà, si corrono brutti rischi, cioè c'è poco da fare. Bene, io la ringrazio infinitamente e anche da parte degli ascoltatori di Liberi.tv. Ho approfittato anche della potenza filosofica, le ho posto questa domanda a margine. E se c'è l'occasione, ci diamo appuntamento per altre interviste. Io mi sono incuriosito e ne approfitterò anche per leggere
altri libri che lei ha scritto. E quindi Grazie, grazie, grazie. grazie ancora.